Buongiorno radiomani! Stamane il grande filosofo Cruscotto da Gazzoldo ci offre una visione, come dire, personale. Quando vedo le persone pattinare sul ghiaccio, penso sempre allo spreco a cui è candidata quella piattaforma. E da quanti mojito invece si potrebbero fare con quella distesa di acqua congelata. Letterina? Abbiamo quella di Ryan da Sefford in Arizona. Amicizia. Che parola usata a sproposito. Se ho capito bene, ai nostri giorni si chiamano amici tutti, praticamente tutti. Dal venditore dell'auto che ti ha passato una seconda mano facendoti convinto che fosse l'affare del secolo, al collega di lavoro che ti racconta come ha spiumato una ragazza la sera prima in discoteca. Per non parlare poi di quelli con cui ti vedi ogni tanto, che ti scroccano una sigaretta e diventi immediatamente l'amico del cuore. Credo che nonostante tutto le persone siano terribilmente sole e forse anche un po' disperate. E questo le rende bisognose di amicizia. Così, quando si incontrano, decidono immediatamente che la persona che hanno davanti sarà la migliore amica o amico, semplicemente perché non ne vedono altre che danno loro retta. Sono convinto che certe decisioni siano sempre un po' affrettate. Come dire, andare a fare provviste quando si ha fame, si rischia di comperare tutto il possibile, anche l'inutile. Sovente quelle che si formano non sono grandi e vere amicizie, sono, ecco, compensazioni. Io le chiamo così. Sapete, ho avuto un amico per 35 anni. Siamo stati giovani insieme, abbiamo lottato contro i problemi della vita, le malattie, le sconfitte in amore, sempre insieme, 35 anni. La verità, signori, è che non si trova un amico. Amico si diventa. E non accade in un incontro di un anno o due. L'amicizia è paragonabile ad una scatola. E se quello che ci mettete dentro è prezioso, durerà. Chiamare amicizia una conoscenza solo dopo un anno, anche se sono accaduti tanti fatti, è come giudicare un film prima di aver visto il secondo tempo. O, se preferite, giudicare un diamante dalla confezione. Fra uomini e donne non può esserci amicizia. Ci può essere passione, ostilità, adorazione, amore, ma non amicizia. Questa era una citazione di Oscar Wilde. Un amico è qualcuno davanti a cui puoi pensare ad alta voce. Perché l'amicizia consiste nel dimenticare ciò che si dà e nel ricordare ciò che si riceve.